Sale a quota 116 milioni di euro la stima dei danni causati dall'ondata di maltempo che ha colpito l'Emilia-Romagna da Piacenza a Rivini nelle scorse settimane. Lo ha fatto sapere l'assessore alla sicurezza territoriale Paola Gazzolo, precisando che le segnalazioni sono aumentate in due giorni da 850 a oltre 1100. Sono circa 200 i comuni colpiti, senza poi contare eventuali ulteriori aggiornamenti di questa cifra. Finora ha è emersa la necessità di realizzare interventi più urgenti per un totale di 116 milioni, una cifra significativamente superiore a. Ai 63 indicati. Nella richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza da parte del presidente Rani e che comunque il Governo non ha ancora reperito. Il quadro della situazione, dice ancora l'assessore, e nel rapporto preliminare d'evento che abbiamo inviato a Roma e che viene costantemente aggiornato. La richiesta al governo è chiara, occorrono risorse certe subito per far fronte alle emergenze. Le frane provocate dal maltempo hanno finora interrotto 23 strade, isolando 20 località o abitazioni, 29 le abitazioni distrutte o fortemente danneggiate, 68 le persone evacuate in 13 comuni delle cose provincia di Bologna, Modena, Parma e Reggio Emilia, potenziale il rischio per una quarantina di edifici residenziali.